Pierluigi Amen per Liberi TV, siamo nello studio della street artist Alice Pasquini a Roma e siamo qui per rivolgere alcune domande sul suo percorso artistico. L'arte di strada sembra essere un linguaggio ormai conosciuto in tutto il mondo e apprezzato, e i muralisti non vengono più visti generalmente come degli imbrattatori. Però puoi spiegarci qual è secondo te la differenza tra chi lascia delle patis sui muri spesso incomprensibili e invece di seguire un percorso artistico? Ma il muralismo è una pratica antica, insomma, molto la storia dell'umanità, direi. In quanto riguarda quello che viene spesso confuso ad oggi tra, diciamo, quella che viene chiamata arte e quello che viene chiamato vandalismo, è secondo me tutto ciò che viene fatto con uno strumento, no? Quindi si confonde spesso lo strumento spray, in questo caso, da quando è nato negli anni 50 insieme a questa espressione dei graffiti e dell'arte di strada, si confonde con il genere, no? Quindi ogni cosa che viene scritta con uno spray viene collegata a questa cosa. In realtà lo spray è uno strumento, per cui chiaramente in mano a un tifoso si avrà una scritta di supporto a una squadra, e in mano a un innamorato Laura torna con me, in ogni caso in mano a un cretino si avrà uno scarabocchio su un monumento. E questa è un po', diciamo, la confusione che viene fatta, senza, rimanendo molto vaghi sull'argomento. Bisognerebbe dare una definizione di arte, no? E lì allora è molto più complicato, nel senso che probabilmente bisogna aspettare il futuro. Io credo che in linea generale c'è stata un'evoluzione di quello che viene chiamato street art e graffiti, che però è antico quanto la storia dell'umanità e la storia dell'arte, perché comunque l'artista da tempo, se non vogliamo parlare dei graffiti delle caverne, va bene, ascolta, parliamo degli impressionisti, no? Allora il mio studio è il mondo. Cosa ha portato gli artisti al di là dello studio, oltre i limiti dello studio e dell'accademismo, per cominciare a fare arte in strada? Ecco, questa distinzione bisognerebbe fare. È chiaro che si tende a generalizzare molto. Non è un segreto che sei nata nel 1980 e che quindi hai vissuto probabilmente la tua infanzia in modo analogico, anzi sicuramente in modo analogico. Al di là dell'utilizzo strumentale che oggi poi si possono fare dei social, ma come vivi questo passaggio fra l'analogico e il digitale, e come ti sembra che il digitale possa entrare nella tua arte? Sicuramente il digitale per me come artista è stato uno strumento di indipendenza rispetto alla mia arte, mi ha dato la possibilità di essere in contatto con tantissime persone in tutto il mondo, la possibilità quindi di uscire oltre i limiti della mia nazione, no? E questo insieme anche a un momento, non dimentichiamoci, che oltre all'arrivo del digitale, quindi internet in tutte le case, anche dei voli low cost, che è stata un'altra grande cosa. E in un momento in cui tra l'Erasmus, insomma, i miei 20 anni, comunque l'Europa sembrava unita e il mondo anche più piccolo, se vogliamo, no? Quindi mi ha dato la possibilità di mostrare la mia arte in un contesto in cui era diventato internet la nuova piazza e la nuova strada. Quindi le persone a quel punto, trovando, incontrando nella realtà le mie cose, poi però le facevano una foto, le condividevano, le facevano loro. Questa condivisione nella nuova strada, quindi non ci si incontra più in piazza come è stata la mia infanzia e la mia adolescenza, ma il gruppo di amici nella piazza era la cacca di Facebook, era la panchina dove si scrivono messaggi, però voglio dire, alla fine adesso è diventato l'internet, quindi in qualche modo sono avvicinata, accorciate le distanze, quelle reali, no? Quindi posso comunicare con i miei collezionisti in Australia, però forse sì, sono un po' allontanate le distanze umane, no? Quelle per le quali ringrazio aver vissuto comunque la mia adolescenza veramente nella città, al centro, e quindi aver vissuto proprio un contesto urbano che adesso forse non so se lo fanno ancora. Infatti era proprio quello che intendevo anche comprendere del tuo lavoro, cioè quando nella tua arte si vede molto chiaramente che le distanze umane tu cerchi di abbatterle. Per questo ti chiedevo la problematica digitale-analogico, perché c'è una differenza fondamentale tra il modo di esprimersi. Ho letto una volta che tu da ragazzina facevi le foto dei tuoi murali e li mettevi, al massimo facevi degli amici e li mettevi sul diario, insomma. Ma questo modo di essere, come ti è cambiato dentro, questo voglio dire? Sicuramente è cambiato,
sicuramente, per esempio, se tu vedi prima in uno studio, io non compro mai una tela per dipingere, perché per me la miglior tela sono le cicatrici della città, quindi non parlo per esempio dei muri bianchi, per me sono, io non sono interessata a un muro bianco come non lo sarei in una tela bianca, sono interessata a qualcosa che ha una storia, no? Quindi di conseguenza io nel mio studio riporto tutto ciò che incontro nei miei viaggi lungo la strada, può essere un segnale abbandonato, una spazzatura, un frigo libero, questo senso di ridare un valore a delle cose abbandonate, no? È anche una cosa ideologica, cioè se io dipingo la scatola della pizza che tu hai buttato, però poi dopo la ricompri perché diventa un'opera d'arte, un discorso sia ecologico che, se vogliamo, anche ironico, no? Sulle cose di cui pensiamo di non aver bisogno. E tutto ha una seconda vita se uno può riportarlo, no? Nel paese dove faccio, organizzo il festival, buttano delle porte di noce per mettere degli infissi d'alluminio, e per me quello diventa invece una superficie inestimabile, non deve andare, non deve perdersi, e questo è stato quello che mi ha portato all'inizio nel mio quartiere, cioè non a New York, in Australia, adesso molto in seguito, ma proprio nel mio quartiere, avere un dialogo con la città, i miei cittadini, quindi una superficie arrugginita, pericolosa, abbandonata, che non dovrebbe essere lì, invece all'improvviso diventa qualcosa di salvaguardato e di, diciamo, amato dalle persone, questo perché appunto un non luogo diventa un luogo, e quindi una via che era magari la via solo delle cacche considerata dai vicini diventa la via del murale, se ci vediamo lì, e cambia un contesto, e allora poi alla fine quando sparisce questa cosa che è effimera, comunque rimane un ricordo che è personale. Questa è assolutamente poi la diffusione di quest'arte in maniera internazionale. Ricordiamoci, la prima volta nella storia dell'umanità che gli artisti lavorano su così grandi superfici in tutto il mondo e viaggiano da un luogo all'altro per fare veramente dei lavori che cambiano un aspetto di un quartiere, per esempio. Sì. Nel bene e nel male. E quindi è per questo motivo che tu raccogli compulsivamente oggetti, insomma, se cerchi gli oggetti per cambiarli, cambiare la natura degli oggetti e renderli vivibili in un altro modo. A Roma è molto facile trovare, nel senso, io ho trovato anche una scuola a Piazza Vittoria anni fa, ho trovato tutte buttate fuori, tutte delle mappe geografiche, le scolastiche su tela, sono meravigliose, io ho tenuto custodito per anni e poi dopo ho fatto una mostra all'ambasciata americana che tanto si confine, però vedi, ci sta del materiale meraviglioso, io sinceramente non è che è una motivazione ideologica, magari dopo, però è proprio l'istinto del dire questo oggetto meraviglioso appartiene al nostro passato, ora che la macchina da cucire ti perdi, no? Ci sono delle cose che non avremo più, e vedere il valore di questo, secondo me, e diventa un dialogo con le persone, anche molto intimo, nel senso, quando ti ritrovi nel percorso che fai tutti i giorni dall'ufficio a casa, per esempio, improvvisamente incontri quella cosa, un intervento piccolo che parla solo a te, e in quel momento secondo me c'è un approccio molto diverso rispetto all'opera magari pubblica che viene imposta, no, in qualche modo. Quindi per questo poi secondo me le persone fotografano, condividono e fanno loro, addirittura c'è chi va a riattaccare le foto nei punti dove i miei lavori sono stati cancellati e sono spariti per il tempo, allora a quel punto che cosa c'entro io? Niente, il loro ricordo e la loro foto di quel momento loro personale in cui la mia opera, quindi l'opera d'arte non risiede solo in quello che ho disegnato, ma è tutto questo. Senti, questo mi incuriosisce molto, all'inizio degli anni Ottanta a New York si cominciano a collaborare, anzi cominciano anche da prima, ma insomma collaborano Andy Warhol, Michel Basquiat e Keith Haring. Quello che volevo sapere da te è cos'è che hai metabolizzato del loro percorso artistico nel tuo percorso artistico, perché quello, diciamo, sono gli inizi, in qualche modo vengono considerati sotto certi aspetti gli inizi della street art o del grafismo nel senso alto. Andy Warhol sicuramente è precursore di alcune tecniche, no, contemporanee, la serigrafia all'epoca, adesso lo stencil, poi i processi che si ripetono anche, però io non mi sento qua parte affatto, insomma, voglio dire, non l'industrializzazione, anche se uso dei colori industriali, tendo poi a mischiarli in maniera da creare un effetto naturale, non sono affascinata dai soggetti del consumismo, no? Anzi, sono affascinata da persone anonime, piccole storie, e quindi anzi questo gap di mettere cose molto personali in uno spazio pubblico. Sicuramente da
da Basquiat, da Keith Haring, l'approccio, no? Che c'era di spontaneità a questa arte. Entrambi hanno fatto un percorso molto diverso, sicuramente Keith Haring aveva dentro anche dei valori sociali molto, però in realtà partendo dalla sua storia personale, no? Quindi si è fatto portavoce di una generazione che aveva anche dei problemi di quel momento, no? E quindi in questo senso io credo che quello che loro hanno lasciato, soprattutto il murale di Keith Haring a Pisa, quello che ha potuto influenzare me come ragazzina nella nuova tecnica, no? Questa, ogni nuova invenzione della storia dell'arte avviene attraverso un'innovazione di uno strumento, quindi possiamo dire anche, se vogliamo, lo spray sotto questo punto di vista, no? Quindi secondo me loro l'approccio libero che avevano, che era una grande teoria rispetto all'arte, e l'arte come doveva essere libera, come doveva venire, come doveva esprimersi nel contesto urbano. E questa gioiosità e questo imporsi usando gli stessi meccanismi della pubblicità, no? Quindi nella città la pubblicità si prende degli spazi e impone una sua attenzione, no? Per venderti qualcosa, invece l'artista lo fa solo per economie parti dell'arte, quindi non necessariamente un messaggio preciso, ma sicuramente un'emozione. E, senti, sono tutti molto interessati a questa tua esperienza di ideatrice e di realizzatrice del Festival di Street Art Civitacampo Marano in Molise. Ci racconti un po' com'è nata questa vicenda e come si sta evolvendo, visto che a nostro parere sta diventando veramente una questione di, come posso dire, di grande, non solo di grande visibilità, ma anche di realizzazione di un cambiamento in un borgo antico che rischiava l'estinzione. Sì, e anche di cultura che rischiava di sparire insieme agli anziani. Questo intanto nasce una bellissima coincidenza, perché io ero a New York quando ho ricevuto questa email di una ragazza della Proloco, Vincenzo Porto, di Campo Marano, che mi invitava, che ho visto su Sky Art in tua intervista, il mio sogno è tutto andare a fare un muro, so che non mi risponderai mai. Quando abbiamo letto Civita Campo Marano, Civita Campo Marano è il paese dove è nato mio nonno, ora di tutti i borghi d'Italia, che mi scrivessero proprio da lì, mi sembrava, diciamo, una chiamata. E quindi da New York sono andata direttamente a Civita Campo Marano e ho trovato il paese della mia infanzia, dei ricordi della mia infanzia, soprattutto al centro di tutte le storie di famiglia, ormai completamente invecchiato, quindi le scuole hanno chiuso, i bambini non ci sono più, sono rimasti tantissimi anziani in un contesto di una cittadina dove la gente per trovare lavoro è andata in Canada, in Argentina, in un borgo medievale meraviglioso, con un castello a Gioino, la storia di Vincenzo Cuoco, che pochi sanno è nato in questo paese, quindi insomma anche una storia importante dell'Italia, dell'illuminismo. E quando sono arrivata lì ho cominciato, gli anziani mi hanno accolto proprio in quanto mio nonno era il medico del paese, quindi è stata una certa tipo di accoglienza, e io volevo dipingere nella parte abbandonata, no? Che sta veramente crollando. Dopo aver dipinto e fatto gli interventi che riguardavano poi vecchie scene di vita, quindi raccontare la vita di un posto che adesso sta lentamente morendo, è successo che hanno cominciato ad andarci i turisti di nuovo a Civita Campo Marano. Questa cosa non ci è sembrata vera. Allora abbiamo pensato che forse ci poteva essere una chance per riportare l'attenzione e una piccola economia in questo posto, che in fondo avrebbe bisogno di così poco per ripartire, no? E da questa utopia poi abbiamo deciso di andare lì invitando altri artisti e di fare un festival che fosse in realtà avvolto alla cittadinanza, quindi tutte le attività, ma anche gli artisti che vengono scelti in base a chi può chiaramente lavorare in uno spazio del genere, comunque dobbiamo un borgo medievale, non è che è facile, no? Quindi intervento che possa essere in sintonia con il contesto, ma soprattutto volto anche a includere la popolazione di anziani che ci ha lasciato fare quello che ci ha lasciato fare, è un po' incredibile perché tutto sommato quando i giovani non ci sono più, se i giovani che arrivano sono degli artisti, li accogliamo bene, se quando i bambini non ci sono più, se i bambini che arrivano sono gialli, verdi, blu, li accogliamo lo stesso, no? E quindi sta diventando un luogo di inclusione che piano piano sta ripartendo attraverso l'arte, siamo alla terza edizione del festival, sono passati più di 4 anni quando sono tornata la prima volta a Civita Campo Marano, hanno aperto una macelleria, una gelateria, le persone dall'estero sono venute in Italia, hanno comprato degli immobili, li hanno restaurati, per cui forse questa
utopia, non è poi così un'utopia, no? Piano piano stiamo ricominciando, soprattutto a rimettere in testa i giovani che sono andati via, che magari vivono in un'altra città perché non trovano lavoro, che tutto quello che hanno lì forse potrebbe in realtà portare le persone lì. Questa è la cosa in cui loro non credono, no? Però che piano piano stiamo dimostrando che non è così, perché ogni anno vengono da tutte le parti d'Italia e del mondo per di questo piccolo borgo. Ormai bisogna talmente tanta gente che non c'entrano più le macchine, però è una, insomma, un'interessante sfida, potrebbe essere da esempio per tanti altri luoghi di trovare le proprie tradizioni. Quello che facciamo anche noi è proprio fare dei tutorial, quindi usare i mezzi contemporanei come internet e YouTube, no, per esempio, per proporre delle cose che perderemo, quindi le vecchie tradizioni, quindi tutorial insieme a Chef Rubio che viene con le vecchiette che fanno i cavatielli piuttosto che i merletti e tutte quelle tradizioni di cui ormai non rimane. Ma quindi di fatto tu stai proponendo una specie di modello da poter, se non replicare, ma quantomeno per indirizzare anche le idee che possono venire fuori ad altri borghi, ad altre situazioni, per poter sviluppare ovviamente nel loro contesto questo modo di essere, perché il caso tuo è un po' particolare, tu hai creato una cosa che probabilmente inizialmente neanche pensavi andasse così. Quindi è tutta una cosa che si è sviluppata. Quello era un desiderio, una volontà affettiva. Io credo che le cose funzionano quando ci sta il sentimento. Sembra superficiale dire, ma non è così, perché i fondi non ci sono, i soldi non ci sono, allora si parte da quello che si ha. Noi abbiamo aperto le case, abbiamo fatto cucinare le signore, abbiamo accolto le persone, non ci sono alberghi a Civita Campomerano, abbiamo accolto i giornalisti nelle case, però hanno mangiato in casa. Questo è uno dei punti forza di questo festival. La gente viene a fare un'esperienza vera, cioè si entra a bere il vino, a mangiare il formaggio insieme alle persone, tutti sono benvenuti e diciamo si è partito da lì. E con queste risorse noi abbiamo fatto qualcosa di incredibile, che sembra, insomma, chissà quali finanziamenti ha. Quindi in realtà io ho ricevuto tante email da tanti comuni in tutta Italia che, sulla scia del successo di questa esperienza, chiaramente mi chiedevano, vieni anche qui a fare qualcosa, e io rispondo che sono un franchising, non può funzionare così, ci vuole un sentimento, qual è la vostra cosa, allora, ogni comune, qual è la storia che può riportare, qual è la specializzazione, la cosa per cui potersi inventare un festival. Se invece c'è voglia, anche necessità di spazi diversi, si può ripartire su un modello di questa utopia, ma un modello diverso, dove c'è l'accoglienza, dove le persone hanno vissuto cosa vuol dire lo spopolamento e non avere più intorno, per cui sono molto aperti all'accoglienza, all'idea che qualcuno perlomeno possa riprendere in mano le terre, i locali, e questa idea di rinascita, che veramente poi per me è la soddisfazione negli occhi increduli della signora Rosaria, che mi dice, neanche alla sagra dei cavatielli negli anni 70 ho visto tutte queste persone. Questa idea di rinascita è comunque bella, ma magari non so come andrà a finire a un certo punto. Io mi auguro che saranno i giovani, quei pochi giovani che adesso hanno, sono pochi bambini, sono 5 a Civita Campomerano, 3 marocchini, 2 rumeni. Però che hanno visto nascere tutto questo, e loro questo pessimismo cosmico invece dei più grandi non ce l'hanno, hanno visto come si può fare, e io spero che questo passerà poi nelle loro mani, no? Sì, stavo pensando di proporti come promoter per l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, non solo hai idee chiare, ma hai anche una visione chiara di quello che potrebbe essere uno sviluppo. Cioè, poche volte ho sentito un discorso così lineare su una e in modo semplice e comprensibile. Non è stata una volontà, però le cose sono evolute in questo modo, quindi c'è, diciamo, quando c'è una volontà comune e si lavora insieme, non stiamo andando lì a imporre, cioè gli artisti non vengono, come succede, ci sono tantissimi festival anche di street art nel mondo, dove io vado una settimana, sono feste, incontri, cose, però non si entra in contatto con la popolazione, no? Allora, questo è quel, secondo me, il valore che anche tutte le persone che vengono a Civita vogliono scoprire. Al di là del festival, che la cosa potente è che le persone vengono nel corso e durante tutto l'anno, e allora il signore che magari era quello dragone del paese invece adesso fa le guide ai tour della street art, che dica quello, le cose giuste o no, è relativo, però no, voglio dire, se si crea un lavoro e diventa una cosa interessante, e sono tutti orgogliosi, no? E si creano anche dei discorsi interessanti, mi piace quello perché, non è, perché dove sta lì, cioè sono diventati anche tutti esperti,
qualche signora si è fatta anche affrescare, ha dipinto da sola fuori dalla porta, perché, quindi, cioè, e quindi non sappiamo come andrà a finire, però Interessantissimo. Senti, dato che tu lavori in maniera precipua nel rappresentare i sentimenti della gente comune, e in questo secondo me stai diventando un'artista iconica universale, perché c'è cioè un'immagine tua che veramente travalica proprio il senso diciamo storico italiano. Ma in tutto questo, cioè nel fatto che questa cosa va in tutto il mondo e il mondo ti segue, quanto conta secondo te, quanto gioca la tua italianità? Cioè l'essere nata in Italia e l'operare in modo italiano nelle cose. Ma in quello che faccio molto. Io credo nella riconoscibilità dello stile e del segno, è stato un percorso artistico, no? Nel senso, sono state proprio le persone poi a spingermi ad andare avanti, riconoscendo senza... Io che sono artista, quando deve più firmare l'opera, diventa riconoscibile il segno, firma per sé, quello è, no? Quando uno ha trovato il proprio stile. Sicuramente il mio stile è chiaramente influenzato dalla mia cultura, dal contesto in cui vivo a Roma, che potremmo dire provocatoriamente è una città fatta da street artist, perché è una città dove gli artisti hanno progettato qualsiasi cosa, quindi se intendiamo arte pubblica dalla Fontanella al San Pietrino, ogni affizione di ogni angolo del centro di Roma in cui uno si può perdere, comunque è progettata dagli artisti, no? Quindi l'arte e gli artisti sono sempre stati a servizio poi delle città in questo senso. Quando hanno smesso di essere, abbiamo cominciato a avere quartieri dormitorio orrendi, dove infatti nascono poi i graffiti, diciamo. E concretamente, se devo pensarci, ogni mio intervento, che sempre poi rispetta i colori del luogo, della cultura, cioè non farei la stessa cosa a Singapore, a Mosca o insomma in Australia, no? Però ci sono i colori di Roma, c'è stato questo salmone che ritorna in contrasto col blu della città, sicuramente c'è quell'idea della bellezza, della decadenza, che è molto italiana, ci sono dentro di me chiaramente tutti i riferimenti, no, alla cultura classica, che poi si traducono in una versione moderna e contemporanea. Quando io ho cominciato a dipingere in strada non c'erano donne in Italia che facevano quello che facevo io, per cui il mio linguaggio era molto diverso da quello che facevano i miei colleghi graffitari, sia nel segno, che è un segno molto più pittorico, quindi non è una linea chiusa con delle forme, no? Era quello lo stile in quale io sono cresciuta, diciamo, per quanto riguarda, anche se vogliamo pensare a Kate Herring, insomma, delle linee molto chiuse con dei colori molto piatti, industriali, no? Invece per me, avendo avuto una formazione accademica, liceo artistico prima, che è belle arti dopo, contemporaneamente, diciamo, le mie incursioni nella cultura che si chiamava il pop un tempo, che poi... Però dentro tutto questo ovviamente ci stava un messaggio diverso, quindi la rappresentazione della donna fatta dai miei colleghi maschi era spesso rappresentata come icona sexy o bomba, come nei fumetti, insomma, mai come una persona vera, mentre nello scenario urbano la donna viene rappresentata nelle pubblicità o come mamma o come, insomma, mezza nuda, e queste erano le cose, quindi portare delle persone vere, delle ragazze vere, firmare col mio vero nome facendo vedere alle altre donne che era una donna che firmava, per me era un modo per mettere in campo la realtà, cioè dire le persone che io incontro, ogni muro nasce da un mio quaderno che io porto in giro nei viaggi che faccio, le donne che io incontro sono questo, ma mai quelle che vediamo già nello scenario urbano, no? Quindi rappresentare una sfumatura di sentimenti di persone vere, umane, per rappresentare la normalità, paradossalmente diventa più assurdo che rappresentare una bugia, non so come dire. Le persone mi domandano perché dipingi le donne, no, in realtà è assurdo, a parte la donna è sempre stata rappresentata nella storia dell'arte degli uomini, solo io dipingo le donne da un punto di vista femminile, quindi parliamo di sfumature di carattere per cui in generale siamo tutti uno diverso dall'altro, no? Però alla fine, viaggiando da una parte all'altra del mondo, i sentimenti umani sono gli stessi, e quindi paradossalmente, anche se può rischiare banale, però parlare e rappresentare i sentimenti che ci uniscono piuttosto che di quelli che ci dividono in una società dove domina il cinismo anche nell'arte oltre nella pubblicità eccetera eccetera, diventa per me una sfida, no? Ai limiti della banalità, ma con una
l'idea veramente di comunicare poi un messaggio. E infatti le mail che ricevo sono: hai rappresentato me con la mia amica, hai rappresentato me, e quindi spieghi, no, guarda, quella mia cugina, una cosa. E le persone si identificano appunto di credere che sono stata. Quindi io non sono una ritrattista, perché non faccio dei ritratti specifici di persone, tanto che le persone si identificano, più un ritratto, diciamo, universale rispetto a un sentimento. Ritratto sociale, insomma. Sì, appunto è un rischio, perché l'arte tende, per essere, usa generale arte contemporanea, no? Per essere originale e contemporanea tende anche a essere molto cinica, molto. Invece sono molto ancora legata, questa è la parte, diciamo, analogica mia, sono legata alla materia, al supporto, e se deve capire. Da ragazzina entravo, da studentessa di arte, entravo nelle gallerie e spesso per capire quello che volevo comunicare all'artista dovevo leggere il comunicato stampa, perché c'è stata una cosa gonfiata con un rumore, che ne so, nell'epoca in cui la pittura era morta e sepolta, questo la street art ha riportato in auge la pittura, a tantissimi pittori uscire a tenere belle arti, oggi si buttano in strada perché pensano che questo acchiappi, però in realtà ai tempi quando io facevo la tenere belle arti c'era videoarte, installazioni, cioè tutti altri tipi di esperienze, però la pittura era proprio una cosa superata e dimenticata. Il mio professore diceva: l'arte è morta con Duchamp, finirete tutti a via Margutta, così come una minaccia. E quindi sono cresciuta proprio anche come reazione, per questo sono finita in strada, perché quell'idea di arte, non, l'accademismo stava un po' distruggendo invece la mia creatività, che io avevo da quando ero piccola. Bene, ringraziamo Alice Pasquini per questa bellissima intervista che spiega anche tante cose della tua personalità, e ci rivedremo presto. Grazie a voi.